Ok, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ok, Fortnite trailer season 7. Dragon, è uscito il trailer. Dragon è questo? Dragon è fake oppure no? Sono le domande che mi inviate su Instagram da ormai 2 giorni per quanto riguarda questo video qui. This video. Faccio questo video anche per rispondere alla domanda: Dragon, ma quando cominciano i teaser della season 7? Ragazzi, questo trailer vi dico subito che ha qualcosa di interessante, sicuramente l'abilità grafica di chi lo ha fatto. Guardiamocelo insieme, ci sono degli aeroplani con la skin, la texture, con lo stesso logo del robot, no? Qui attenzione, abbiamo un ologramma davanti. Luce violetta, audio ovviamente non so come ho fatto a registrare. Penso abbia registrato uno schermo, ma va bene. Dei robot che stanno correndo. Ok, la tipa lì dove c'è l'isoletta mi sembra, sì. Ok, questa strana stregoneria lì nel cielo. I maghi con la propria staffa. Va bene, fin qua ci siamo. Ok, la neve che cade, i robot che si inginocchia. Ok, e qui siamo praticamente alla sponda del saccheggio, no? A Loot Lake. E qui, ragazzi, il testo con la scritta Season 7 che va in alto. Una transazione, insomma, del testo a video. Ok, ragazzi, è fake. È 100% fake. Mi è bastata un attimo una piccola ricerca. Ieri sera, alle 19, ho scoperto che è fake. Perché alle ore 18 circa, l'ex pro gamer, l'ex competitive design analyst, ok, e l'attuale coordinatore della community alla Epic Games e streamer conferma, ragazzi, che il trailer è completamente fake. Eccolo qua. The video you're referring to is indeed fan made and not an official trailer. Ok, il video a cui ti riferisci, perché un utente ovviamente l'ha taggato, è una fan made, l'ha fatto un fan e non è ufficiale, ok? Raga, è vero che sembrava reale, è vero. Semplicemente ha usato dei modelli 3D, ok? Dei modelli 3D di aeroplani con una texture praticamente stampata sopra a video, ok? Quindi ha usato dei programmi grafici molto buoni. Penso abbia usato Cinema 4D e After Effects per fare questa cosa qui nel cielo, ok? Che se notate, ragazzi, ci sono dei pacchetti che si possono scaricare anche gratuitamente, ad esempio questo, fatti con After Effects, un programma che ho usato anche io, con dei plugin come anche Saber e tanti altri, guardate. È praticamente la stessa identica cosa, tranne qualche elemento tolto da quel cerchio, ok? Poi chiaramente potrebbe non essere lo stesso pacchetto, scaricabile e downloadabile e messo sul programma, ma ragazzi è più o meno la stessa cosa. Altra cosa, raga, che mi indica che è fake, qui in realtà serve più l'occhio da grafico che abbia usato prima d'ora After Effects, un programma dell'Adobe, quindi come Photoshop eccetera eccetera. Guardate le bacchette, sta usando un plugin chiamato Saber, il mago femmina. Sta usando un plugin molto molto usato dai grafici di animazione. Lo stesso plugin che usano molti per fare l'effetto figo elettrico attorno alla webcam su Twitch. Lo stesso plugin utilizzato anche per quella nuvoletta lì sulla staffa, giusto per dargli quell'effetto di magia, ok? Ecco, vedete? In questo caso entrambi ce l'hanno sulla staffa, sia rosa bianco che quell'azzurrino lì. Un plugin che ti crea praticamente l'effetto nuvola, ok? Che è lo stesso plugin dello stile elettrico, dell'effetto elettrico sulla staffa, ok? E fin qua ci siamo, ok? Qui ha diviso l'animazione, quindi è stato bravo. Qui, ragazzi, molto 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 easy. Basta cercare su YouTube Party Close Green Screen. Vediamo. Ecco, ad esempio, vedete? Un po' roba di questo tipo. Snow, direi. Sarebbe ancora meglio. Anzi, eccolo, guarda, eccolo qua. Boom, easy. Effetto rallentato nel video e, ragazzi, esce una roba di questo tipo. Qui, ragazzi, è stato bravo perché con l'animazione del robot è stato molto bravo. E poi abbiamo di nuovo la neve che cade, molto easy. Ma la cosa ancora più oscena in realtà è questa parte qui, la parte finale, ragazzi. Guardate, Season 7, che animazione bruttissima. Ho usato anche un'ombra veramente orribile per far vedere la scritta Season 7 lì in celeste. Quindi, raga, ripeto, è completamente fake. Rispondiamo alla domanda: quando escono quindi i teaser? Ieri, raga, mi aspettavo di vedere qualcosa alle 5. In realtà così non è stato. Questo significa che
oggi, 3 dicembre, dovremmo avere il primo teaser. Così ne avremo uno anche domani e anche dopodomani, 3, 4, 5 e il 6 dovremmo avere finalmente la season 7, per cui farò la live, ovviamente. Potrebbe anche essere il 5 dicembre in realtà, non lo so ancora. Quindi, oggi verso il 5 dovrebbe esserci il primo teaser, se non verso le 16, non si sa ancora. Io raga ve lo porterò stasera, non vi porterò il video subito, ma farò uscire il teaser, valuterò un pochino tutto quanto, vedrò sul web cosa dicono, se ci sono dei collegamenti con altre cose, così faccio un video fatto meglio stasera verso le 19 o verso le ore 20. Ok ragazzi, detto questo, mi raccomando, non prendete qualsiasi cosa per reale. C'è il vostro Dwagen. Ragazzi, grazie per la visione. E ci vediamo quindi più tardi, direi. Ci vediamo più tardi. Che tra l'altro c'è anche un video unboxing da pubblicarvi, che non so se pubblicare. Allora, se oggi non esce il teaser, stasera vi porto un video unboxing, ragazzi, di un nuovo telefono. Tanta roba. Vediamo se invece c'è il teaser della season 7, vi porterò quello. Raga, ci vediamo dopo. Ciao.